Signori, ultimi giorni di mercato e oggi tra l'altro ho scoperto che abbiamo la Lazio. Dopo il Milan abbiamo la Lazio, regà, perché il nostro cammino in campionato non poteva iniziare nel peggior modo possibile, però considerando che abbiamo già battuto il Milan, io sono fiducioso anche per la Lazio. Però prima di andare a giocare, io direi che vorrei finire il mercato perché mancano gli ultimi giorni. E mi avete consigliato altri giocatori, tanti altri giocatori che ho messo già nell'hub mercato, ho fatto ricercare e ve li voglio andare a far vedere se li trovo, quelli nuovi, diciamo che erano questi qui, sì. Mi avete consigliato anche Boscagli, Caichi, Pubil, Solette, Pobega, Cialobà, Fagioli, Igor, Carnesecchi, Coindredi, Florenzi, Luchebba, Esteve, Facundo Farias, Angel Gomez, Diomandé, eccetera eccetera. Poi gli altri sono quelli che avevamo. Noi sicuramente qualcosa da centrocampo lo dobbiamo fare, perché siamo veramente scoperti, soprattutto in panchina. Ora però il problema è che vorrei prima assolutamente, tra l'altro vedo che Carnesecchi è già stato venduto, vorrei prima che trovasse il direttore sportivo qualche informazione su questi giocatori che io ho messo a visionare. Dopodiché probabilmente andremo a fare qualcosa e io quindi direi che oggi la prima cosa che andrei a fare, regà, andrei a fare subito la partita con la Lazio. Oggi facciamo il contrario, andrei a giocare la partita con la Lazio e poi vediamo gli ultimi giorni di mercato se riusciamo a combinare qualcosa. Qualcuno di voi mi aveva detto di mettere Florenzi, di prenderlo e metterlo a centrocampo. Il problema, regà, è che viene tra i 12,3 e i 14,5, diciamo. Ce l'abbiamo perché alla fine abbiamo 13 milioni all'incirca. Oltretutto abbiamo accettato l'offerta per Arias, l'abbiamo mandato in prestito. Oddio, ancora non l'abbiamo mandato, l'abbiamo accettata, probabilmente andrà in prestito con diritto di riscatto per circa 350.000 euro al Salford City. E poi ci è arrivata un'offerta della Salernitana per Diego Coppola e questa potrebbe essere interessante perché Diego Coppola potrebbe anche portarci all'incirca 5,8 milioni e potrebbero essere tanta, tanta roba per poter andare a finire il mercato. Io quindi, regà, direi che siccome l'avevamo già detto la volta scorsa di metterli in lista trasferimenti, questi vediamo quello che riusciamo, magari anche 5,5, io 5,5 glielo incarterei. Hanno accettato, la Salernitana ha accettato, quindi se vendiamo anche Coppola alla fine avremo intorno ai 17-18 milioni per poter finire il mercato. E io direi andiamoci a fare la partita con la Lazio, regà, così poi ci rendiamo conto di quello che è il rapporto del direttore sportivo sui giocatori commesso poc'anzi. Però oggi dobbiamo giocarci questa partita con la Lazio, che non sarà facile, anche perché la Lazio rispetto a noi c'è uno squadrone, però sono abbastanza fiducioso perché dopo la partita col Milan, regà, mi sono un po' forse montato la testa. Speriamo che oggi non la sbattiamo la testa, rimettiamo Valente qui in panchina, Dalland in tribuna. Sì, dobbiamo fare qualcosa in panchina, regà, come centrocampisti, perché di fatto a centrocampo, diciamo, le riserve di Machin e Agumé al momento ci sarebbe solo Demme. Quindi considerando che Gaetano lo voglio utilizzare come riserva di Messi, l'unico a disposizione per il centrocampo che poi dovrebbe fare sia la riserva di Bakayoko che la riserva di Machin e Agumé sarebbe Demme. Quindi per forza dobbiamo andare a fare qualcosa per il centrocampo. Nel frattempo ripeto che abbiamo i rapporti dei giocatori che abbiamo messo. Andiamoci a giocare sta partita con la Lazio, che vedo abbastanza complicata. Speriamo bene, anche perché qualche giorno che non gioco, quindi speriamo di andare, ecco, parlo sempre troppo presto, perché abbiamo subito commesso un brutto fallo. Speriamo di non rimanere in 10 immediatamente. Abbiamo preso il cartellino giallo. Basta niente per finire sotto la doccia. Che hanno provato loro la rovesciata. Ci stanno ammonito, che non è un bene. Ammonito dopo pochi minuti.
Proviamo a ripartire con Zanoli, che prova ad andare sulla fascia. Zanoli, lo scambio con Leo Messi, palla per Balotelli che prova a farla passare dentro, pallone che non passa. E allora prova a ripartire la Lazio, velocissima sugli esterni. Milinkovic Savic sugli esterni, qui fa una grande chiusura Zanoli in diagonale, palla per Balotelli in profondità, Balotelli, Balotelli ha visto Baldanzi in mezzo, Baldanzi, mamma mia che cosa ha preso, speriamo adesso di non fare le solite nostre lì in difesa, bravo qui a chiudere Cistana. Ma temo che dovranno stare coi poi piedi. Poi proviamo ad uscire dall'area di rigore. Qui Bakayoko fa un buon numero. Poi il pallone per Tommy Baldanzi che da dà a Messi. Palla per Zanoli che la difende con il corpo. Ancora Zanoli, palla in profondità. Servire Leo Messi. Messi palla dentro per Balotelli, la respinta, e se non era fuori gioco noi passiamo in vantaggio con il grandissimo Makin dopo Monza. Makin, il ritorno, non era fuori gioco, regà, qui Balotelli, il solito tiro, la solita mina di Balotelli, la palla respinta, Makin si è trovato con i suoi soliti, regà, permettetemi di dire, solidi inserimenti alla Makin, e passiamo in vantaggio anche con la Lazio. Regà, mi sto trovando meglio col livello leggenda, vabbè non parlo troppo presto, però mi sto trovando bene col livello leggenda, forse perché so che devo tenere alta la concentrazione, quindi alla fine riesco a giocare quasi meglio. Speriamo di non parlare troppo presto, perché poi mo la Lazio sicuramente proverà a pareggiarla subito sta partita. Infatti il pallone in mezzo, il pallone in mezzo, qui Ospina, tanto Ospina, tanto Ospina ci salva subito. Poi qui la proviamo subito a ripartire, palla larga per Zanoli, Zanoli palla in profondità, era buona l'idea, e qui sbaglia Messi, poi però la recupera bene Agumè a centrocampo, Agumè, palla per Leo Messi al limite dell'area, Messi ha visto Balotelli, Balotelli in aria, Maximiano la manda in calcio d'angolo, pericolosissimi ogni volta che stiamo attaccando con questa seconda volta che Balotelli riesce ad andare facilmente al tiro. Tocca vicino verso il compagno. Qui le finte di Baldanzi che cerca il cross in mezzo, palla che rimane lì, la deviazione, ancora calcio d'angolo, rimaniamo lì davanti al 36esimo del primo tempo. Leo Messi si fa dare il pallone di corsa, Leo, cioè stiamo a vincere, inutile che corri, che corri. Poi qui il pallone in profondità, attenzione qui all'inserimento della Lazio, ma quello da solo sul secondo palo, regà, però da solo sul secondo palo, Cistana la stava andando pure a chiudere bene, però il problema è che questo, la diagonale qui la doveva fare Zanoli, l'hanno lasciato praticamente da solo. E Zaccagni ce la va a pareggiare al 43esimo del primo tempo, peccato perché alla fine stavamo giocando bene, potevamo anche forse fare il secondo gol, e ce la siamo fatta pareggiare un po' da polli, regà, però la partita è lunga, vediamo, finisce il primo tempo, regà, 1-1, siamo passati in vantaggio con il solito inserimento di Makin, ce l'ha pareggiata Zaccagni alla fine del primo tempo, abbiamo preso un gol un po' da polli. Però in realtà l'abbiamo giocata bene, l'abbiamo gestita bene, la Lazio non è stata granché pericolosa tutto il primo tempo, alla fine l'unica forse occasione che hanno avuto l'ha parata bene Ospina, e poi questo pallone messo sul secondo palo dove il buon Zanoli non ha fatto una gran chiusura, non ha fatto una gran diagonale, quindi per adesso 1-1, vediamo di cominciare bene questo secondo tempo. Prova con questo tanto il pallone in mezzo, andiamo a prendere gol qui, regà, da polli, tecnico e atletico, c'è un gol da polli, qui se l'è fatto scappare Bakayoko, perché testa che ha infilato il portiere imparabilmente, male, regà, malissimo, perché dopo che abbiamo cominciato bene sta partita, poi qui Felipe Anderson completamente da solo, attenzione qui in mezzo, la chiudiamo bene per adesso, poi la Lazio sta dominando adesso dopo che abbiamo fatto un gran primo tempo, qui la Lazio sta completamente dominando, anche se
qualcosina eravamo riusciti a fare, però adesso la Lazio sta un po' dominando. È cambiato qualcosa, andiamo subito a sentire del match che riguarda l'Hellas Verona. Tanto qui il pallone alla grande per Leo Messi. Messi in aria, Messi, Messi, la piazza Messi. Leo Messi, 2-2 in contropiede su un calcio d'angolo della Lazio. Partiamo in contropiede bene qui con Leo Messi, per fortuna, regà, perché efficace qui il lancio profondo a Scamacchi. C'avevo quasi paura, per fortuna Messi lì davanti non la sbaglia mai, diagonale sull'altro palo. 2-2. Io, regà, detto proprio fra noi, io ci metterei una firma oggi 2-2 con la Lazio. Probabilmente andrò a fare qualche cambio. Zanoni lo vedo abbastanza stanco, farei entrare Zanotti, che se non ricordo male forse è il debutto per Zanotti. Per adesso facciamone uno, regà, anche se quel ci stanno ammonito. Prova ad andare fino in fondo Alonso, prova a entrare addirittura in aria Alonso, la finta di Alonso, palla in aria, pallone messo al limite, Agumè che la prova, palla fuori, ci ha provato Agumè, già bello che è capito che Agumè c'ha un po' i piedi storti, subito che la palla sarebbe uscita. Però ci abbiamo provato, quantomeno rimaniamo vivi lì davanti, proviamo ad andare a prestare alto qui. Io sono certo che proveranno a vincerla fino alla fine. Va vuoto il nostro pressing, allora può ripartire la Lazio. Faraone Shaarawy. Può ripartire la Lazio con Shaarawy. Non l'avevo visto Shaarawy qui da solo. Spina fa un miracolo. Poi la chiudiamo. La chiudiamo incredibilmente, regà. Non so come, ma l'abbiamo chiusa. Poi qui prova a partire Tommy Baldanzi. Baldanzi, palla larga, attenzione per Alonso. Alonso ancora, la tocca dietro. Ancora il pallone in profondità. Larga ancora il pallone dentro per Zanotti. C'è Baldanzi da solo sull'altro palo. Baldanzi! Facciamo 3-2 Tommy Baldanzi. Clamorosamente la ribaltiamo a 6 minuti dalla fine, 6 minuti e mezzo. Con Tommaso Baldanzi, ragazzi, riusciamo a non fare cappellate e portarci questi 3 punti a casa. Abbiamo fatto 6 punti con Milan e Lazio. Sarebbe un avvio di stagione clamoroso, considerando che probabilmente io avevo messo in conto di farne 0 le prime 2 partite. E invece, regà, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Io andrei a fare qualche altro cambio, perché più di qualcuno è stanco. Tipo, proverei a far entrare Gaetano, che di fatto è al debutto. Metterei Demme a posto di Makin, probabilmente sì, facciamo così. Bagayoko lo sposta a centrocampo, è più difensivo, e però dobbiamo fare assolutamente qualcosa, regà, su quel punto del campo a centrocampo, perché lì siamo veramente scoperti. E farei forse anche entrare a posto di Tommy Baldanzi Sung, è abbastanza stanco Baldanzi. Facciamo questi cambi. Regà, ora dovremmo cercare di recuperare il pallone, tenerla praticamente vicino alla bandierina se riusciamo, perché mancano 5 minuti l'unica alla fine della soluzione partita. Perché mancano 5 minuti, regà. Stefano El Shaarawy. Qui è Shaarawy, fa una gran chiusura con Jesus, regà, la difesa sta veramente girando benissimo. Poi qui il pallone in profondità, cercare Bakayoko che c'è i piedi alla rovescia, ovviamente sbaglia il passaggio, arbitro è finita, finisce qui regà, 6 punti in 2 partite con Milan e Lazio. Ok, abbiamo preso oggi 2 gol, però senza troppe sbavature difensive. Io in realtà, regà, mi aspettavo molte più sbavature dopo, vista l'esperienza dell'altro anno in Serie B, col livello campione, che comunque facciamo continue cappellate. Devo dire che alla fine abbiamo giocato 2 partite rimanendo ben concentrati lì dietro. Alla fine Juan Jesus e Cistana stanno facendo grandi partite lì davanti, lì dietro, e alla fine l'unici 2 gol pure oggi l'abbiamo preso su 2. Alla fine c'è anche l'avversario, regà, e lì è stato bravo il primo gol Zaccagni a mettersi sul secondo palo, ha sbagliato un po' la chiusura Zanoli, pure il secondo forse era evitabile, però diciamo non sono sbavature troppo evidenti, quindi tutto sommato io mi ritengo soddisfatto, anche perché il possesso palla 62%, con questo modulo ovviamente teniamo più il possesso palla, i tiri sono stati direi più i nostri, i contrasti pure.
passaggi completati anche, regà, io devo dire che due partite, sei punti, non me lo sarei mai aspettato qui in Serie A. È vero che la squadra che abbiamo costruito fino adesso non è per niente male, quindi... Regà, questa è la classifica clamorosa dopo due partite, sei punti, io non me lo sarei mai aspettato. E sei gol fatti, tre gol subiti, però va bene, ci sta, abbiamo incontrato Milan e Lazio. Io direi andiamo un pochino avanti. E questo credo che sia Coppola forse, o Arias. Questo è Diego Coppola che va alla Salernitana per 5 milioni e mezzo, regà, quindi tanta roba. Dice, migliore offerta possibile, 7 milioni, ma chi ti dava 7 milioni? Vabbè, comunque a noi non ce ne frega niente, 5 milioni ce l'hanno, 5 e mezzo, anzi ce l'hanno dati, quindi ci abbiamo 17 per fare il mercato. Io aspetterei qualche altro istante per andare a vedere se mi trova qualche informazione sui giocatori, quelli che abbiamo messo, anche perché credo sia l'ultimo giorno di mercato questo. E questo credo sia Arias che va in prestito con diritto di riscatto al Salford City, offerta per vendere Dalland, che non è male perché ci potremmo fare anche con questo intorno ai 2 milioni e 7, e io ce li andrei a fare tutti 2 milioni e 7, rinegozio offerta cartellino, facciamo 2,6 e 50, dai, 2 milioni 650, che loro va bene, arriviamo intorno ai 20 milioni, regà, per chiudere il mercato. Secondo me possiamo chiudere con almeno due bombe di mercato. Allora, tra l'altro c'è sempre l'opzione Karius, che è svincolato, quindi probabilmente potrebbe essere una buona occasione, anche perché mi avevate detto Carnesecchi, ma Carnesecchi si è appena trasferito qui in Francia, quindi probabilmente Carnesecchi non riusciremo a prenderlo, e potrebbe essere Karius una buona alternativa di mercato. Esteve già vedo che ha la clausola rescissoria a 24 milioni, regà, quindi la vedo poco fattibile. La cosa brutta è che non mi trova, forse non facciamo in tempo a fargli trovare le informazioni, però vedo che Kaiki ha 6,2 di clausola rescissoria, quindi non credo che costi chissà quanto. Io, regà, intanto mi butterei su Loris Karius. Lo prendo volentieri, anche perché tanto a noi, regà, ci deve fare la riserva e lo paghiamo praticamente a zero, quindi io direi di andare su Karius svincolato, anche perché vale 1,6, magari a gennaio ci possiamo ricavare qualcosa a gennaio, poi andarci magari a prendere un portiere a gennaio se abbiamo qualche soldo. È andata per Karius, regà, portiere di riserva Karius, alla fine tre svincolati, va bene, perché Carnesecchi era improponibile perché sarà appena trasferito, quindi sicuramente non l'avremmo potuto prendere. Alla fine vale 1,6, 72 di overall, quindi io direi che ci stiamo col portiere di riserva. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa a centrocampo, ma proprio assolutamente. Allora, io Pobega vedo che già si è trasferito all'Everton, quindi la vedo complicata, e Fagioli si è appena trasferito all'Union Berlino, quindi pure questo lo vedo tosto. Ci sarebbe Coindredi, ma io non so quanto costa, regà, altrimenti l'alternativa sarebbe Florenzi, che sarebbe anche buono per gli inserimenti. Se no c'è questo Duncan, che comunque secondo me è bravo pure in fase difensiva, Duncan è un po' un cagnaccio, lo prenderemo con poco. C'è Bamba dell'Inter, regà, ma l'avete detto in più di una persona che prende Bamba dell'Inter. Sai che vi dico, prendiamo Bamba dell'Inter perché me l'avete consigliato più di una persona di prendere Bamba dell'Inter e trasformarlo in difensore centrale, quindi siccome io poi va contento sempre perché il mercato lo facciamo insieme, proviamo ad andare a prendere Bamba magari spendendoci il meno possibile, vorrebbero 300, vediamo se riusciamo a scendere ancora, magari lui 2,950 sarebbe un buon prezzo alla fine, 3 milioni, vabbè, gliel'accettiamo, 3 milioni, regà, per il difensore centrale di riserva ci può stare, anche perché alle brutte può fare anche il CDC. Regà, accettato, abbiamo preso Bamba dall'Inter, visto che me l'avete consigliato più di una persona, ci può stare, secondo me ci può stare, lo andiamo subito a trasformare come difensore centrale, abbastanza contenta pure la dirigenza. Difensore centrale, due settimane dovrebbe crescere teoricamente.
Allora, Bamba lo mettiamo qui come riserva, stiamo sempre lì, ragazzi, serve un centrocampista centrale, se non magari anche due, e magari un attaccante, se proprio vogliamo dar via Sung, perché se no, poi tecnicamente potremmo pure rimanere così là avanti in attacco, raga, non è che ci abbiamo l'obbligo per forza di spendere tutto il budget, cioè se ci rimane qualcosa, possiamo tranquillamente fare qualcosa a gennaio, che magari ci esce qualcos'altro di buono, pure Soletti secondo me non era male, però io non, se non so quanto costano Chalobah stesso, raga, uno come Chalobah potremmo pure tentare, poi magari vediamo, non è che ce lo danno, raga, forse ci danno Chalobah in prestito, vediamo prestito con diritto di riscatto, un'opzione pratica, magari 2 anni, che ce lo paghiamo fra 2 anni, no, ci danno 1 anno, va bene. Va bene, il problema adesso è che io vado a culo, regà, perché non so, non prende tanto di stipendio, prende tanto di stipendio, loro farebbero 60 e 40, facciamo 45, per noi va bene, ok, adesso l'offerta per il cartellino, regà, io vado completamente a culo, considerando quello che prende di stipendio, proviamo sui 10 milioni di riscatto, allora vale 17,8. Regà, però secondo me, io non so, non ho nemmeno l'overall davanti, però secondo me per quello che prende di stipendio è tanto forte, è bello e caro, ci stana, però regà, secondo me Chalobah lì dietro ci starebbe tutto, anche perché per adesso nemmeno lo paghiamo. Il problema è che 17 milioni mi parano tanti, vediamo intorno ai 13,5, anche perché sennò poi fra un anno per riscattarlo, regà, a meno che non andiamo in Europa, sì, questi stanno a salire invece di scendere. Vediamo intorno ai 15, niente, ce l'hanno rifiutata, regà, ho capito, però 15 milioni secondo me era onesto. Non è andata a buon fine, c'era pure sto Sanabria, però costa troppo. Allora, con Indredi forse ce lo danno in prestito, vediamo se riusciamo, prestito con diritto di riscatto, con Indredi dal Valencia, vediamo un anno, ci sta, va bene. Non prende tantissimo di stipendio, quindi secondo me 45-55 va bene. Il problema è che adesso è quanto gli do, vediamo intorno ai 4 milioni, quanto può costare questo? Io non lo so, sono a culo completamente, vorrebbero 4,5, quindi... Ci siamo andati vicini, ma io l'accetterei, regà, perché secondo me ci sta tutto. Me l'avete consigliato, probabilmente è bravo, è forte e ci risolverebbe almeno un centrocampista. Prendiamo lui, poi Pobega qui la vedo complicata, non ce lo danno in prestito. Potremmo provare Fagioli perché di fatto è... ma non so se ce lo sa appena... Ah, ok, ce lo danno. Può fare sia il CDC, il centrocampista centrale, e il centrocampista offensivo, quindi potrebbe essere interessante, il problema è da capire pure lui, quanto costerà? 8? Ho l'impressione che stiamo perdendo tempo, pure questo. Allora, per quanto riguarda l'attaccante di riserva, regà, me ne avete consigliati tanti, secondo me però, per come vedo la squadra in queste prime giornate, ci starebbero bene lì davanti uno abbastanza fisico che di fatto potrebbe sostituire Balotelli, anche perché poi se qualche volta vogliamo far riposare Baldanzi sposto Messi più avanti, Gaetano lo metto dietro, però di fatto la punta fisica, anche perché anche Sung non è che è molto fisico, vorrei uno fisico, uno abbastanza grosso, non ricordo male Piccoli abbastanza fisico, ma anche Colombo forse però un po' più piccolo, io credo che Piccoli non sia male, Piccoli non sia male. Gnonto, regà, Gnonto dopo l'esperienza dell'altro anno, io Gnonto non ce la posso fare. Raga, io ci posso pure provare a Farias, perché me l'avete consigliato, mi pare Lula me l'ha consigliato, però io non vado alla cieca, perché non ho idea di quanto possa costare, gli posso provare da 10 milioni. Infatti mi hanno detto proprio ciao, ciao core proprio. Questo pure me l'avete consigliato e secondo me, essendo abbastanza atletico, la tecnica bene o male ci può stare. La cosa che mi sconfiffa è che comunque è alto 1,84 m, non è proprio bassino, e ha 23 anni, secondo me può crescere bene, non costa tantissimo, regà, io ci provo, 8 milioni e 2, vediamo se riusciamo magari a fare uno scambio, non credo, perché alla fine chi gli do? Ti vorrebbero Baldanzi, sì, vabbè.
ciao core proprio, facciamo così, gli do 6 milioni e finisce la storia. Vorrebbero 8 e 7, mortacci, facciamo 7 e 100. 8 e 7, questi non si schiodano da quella cifra, raga. Saliamo a 7 e mezzo, 8 e 4, sì. Io però non me lo vorrei lasciar scappare, raga, perché non è male. 7 e 9, questa è la mia scommessa personale, raga, Valencia di quest'anno. Perché secondo me questo può diventare forte. 73 d'overall, c'ha 23 anni. Tra l'altro vedo che non prende nemmeno tanto di contratto, vorrebbe addirittura essere importante. Va bene. Raga, abbiamo preso sto Valencia che secondo me potrebbe non essere male, secondo me è un po' una scommessa perché io non l'ho mai utilizzato, me l'avete consigliato, proviamo a prenderlo, vediamo che giocatore è, abbiamo fatto quasi un buon prezzo. Quindi se arriva Coindredi in prestito, abbiamo preso l'attaccante, io direi che ci siamo, raga, secondo me ci siamo, nessuno ci obbliga a finire tutto il budget di mercato, anche se Gourna non sarebbe male, ma questi raga vogliono 15 milioni e 100 a meno che ce lo danno in prestito, se sogna. Valencia lo mettiamo lì, Karius sta già qui e di fatto adesso se arriva pure il centrocampista, io direi che tutto sommato forse ne farei un altro di centrocampista, raga. Io magari proverei pure a prendere quel Florenzi che voi mi avete detto di trasformarlo in centrocampista centrale. Potrebbe non essere male. Dalland va al Copenaghen, quindi abbiamo recuperato qualcosa. E Coindredi arriva in prestito per 12 mesi. Adesso sono curioso di vedere. Coindredi 72 di overall. Coindredi 72 di overall, buono, buono. Dalland venduto, quindi ci abbiamo, ricapitolando, il centrocampista, che sarà Coindredi, 72 di overall, può fare centrocampista centrale, mi sembra anche abbastanza buono in tutto, dribbling e passaggi, secondo me c'è anche dei buoni inserimenti, e abbiamo preso l'attaccante, io direi raga che non è male, voglio capire quanto ci resta 6 milioni, il problema è che Florenzi con quei soldi lì non ce lo faremmo mai, ma proprio mai. Raga, io però proverei a prendere Duncan perché alla fine quello che abbiamo preso in prestito secondo me è bravo sugli inserimenti, però Duncan lo vedo molto difensivo, comunque una bella roccia lì a centrocampo, quindi uno un po' più fisico lì a centrocampo lo prenderei. Duncan in questo senso mi dà un po' di sicurezza, un po' di certezze, quindi io proverei intorno ai 4 milioni Duncan, speriamo che non ci cacciano. No, vorrebbero 450 e 10% sulla rivendita. Facciamo direttamente 4,2 e non se ne parla più. Raga, 4,2 hanno accettato. Se prendiamo anche Duncan, secondo me a centrocampo siamo a posto, ma direi più in generale siamo a posto un po' su tutto, quindi potrebbe andare bene. Va bene, lui vorrebbe essere importante. 3 anni di contratto vanno bene per il buon Duncan. Accettiamo. Il budget l'abbiamo praticamente terminato, ce ne sono rimasti 800.000 euro, ci sono rimasti 800.000 euro, però direi che il mercato alla fine l'abbiamo praticamente terminato, raga. 75 d'overall per Duncan, che non è male secondo me. Tra l'altro adesso non saprei dove metterlo Duncan, vabbè, tanto comunque è nazionale. A difesa a 74, fisico 81, velocità 73, è anche un po' quello veloce che cercavamo, perché pure Coindredi di fatto c'ha 65 di velocità, quindi non è veloce nemmeno lui, almeno Duncan è un po' più veloce rispetto agli altri centrocampisti, a noi va bene sta cosa perché lo cercavo proprio un po' più veloce rispetto agli altri. Io direi raga che ci siamo, perché di fatto a meno che non ci chiedono qualcuno in uscita, per il resto in entrata io direi che stiamo bene così, raga, perché a parte perché abbiamo proprio finiti i soldi, quindi anche volendo diventerebbe complicato perché non ci abbiamo più una lira, raga, non ci abbiamo più soldi, quindi io direi che tutto sommato, raga, però tutto sommato io, cioè, mo ora va bene tutto, però secondo me abbiamo fatto un buon mercato, perché poi un Brescia neopromosso, io ricordo pure col Monza l'altro anno
primo anno di Serie A, secondo me questi giocatori che abbiamo comprato non sono, non è poco, questi vorrebbero Valente col diritto di riscatto, ma io col diritto di riscatto non lo do, già l'ho detto l'altra volta, lo do senza diritto di riscatto, loro adesso rifiutano, come al solito. Ultima ora di mercato, di fatto oramai difficilmente viene fuori qualcosa, ed è terminato così, regà, di fatto è terminato così, mercato in entrata e mercato in uscita. Io non mi lamento, abbiamo fatto un sacco d'acquisti, a parte Duncan che l'abbiamo preso ora all'ultimo, lo stesso Karius, Valencia, Gaetano, Coindredi, Zanotti, Demme, Bamba, Bakayoko, Juan Jesus, Alonso, Zanoli l'abbiamo di fatto ripreso, Messi, Maghina, Gumè, Balotelli. Io direi, regà, che come mercato nella prima annata in Serie A, io direi che non siamo andati per niente male. Pure quelli che abbiamo venduto, ci siamo tolti un sacco di monnezza, tra virgolette, che avevamo in tribuna. Ah, tra l'altro abbiamo preso pure Ospina in porta, regà. Il mercato termina qui. Noi terminiamo l'episodio con 6 punti fatti, perché abbiamo vinto la prima con il Milan la volta scorsa. Oggi abbiamo vinto con la Lazio. Io direi che mercato una bomba. In campo abbiamo cominciato una bomba, io penso che meglio di così, regà, non potevamo fare. Noi ci vediamo la prossima, vamos!